razza del Quirinale. Da circa 24 ore il governo De Gasperi si è dimesso e Einaudi ha iniziato le consultazioni. Dopo De Nicola e Gronchi è stato ricevuto Orlando. Io vi farò la dichiarazione. È orgoglioso dire che è la dichiarazione che faceva Gesù ai suoi discepoli. Quella che diceva, ma non sempre vi avrete tra voi. Dopo Saragat, come ex presidente della Costituente, il senatore Terracini. Che sebbene le crisi siano sempre un incidente non augurabile nella vita dei paesi, sono lieto di questa crisi che ha ripermesso agli uomini politici dell'opposizione di presentare in maniera precisa e ufficiale al capo dello Stato le loro idee sulla situazione politica, cosa che da molto tempo era stata adesso interdetta. Grazie mille, onorevole. Sono le 20. Dallo studio di Einaudi esce ora Francesco Saverio Nitti. Parla delle previsioni. Quando ci sono tanti aspiranti, tanti interessi incomposti. È difficilissimo. Il meglio dire dopo. Allora non sbaglia niente. 21:30. Tra gli ex presidenti del Consiglio è stato consultato Ferruccio Parri. Non desidero fare dichiarazioni, è una crisi preoccupante, senza dubbio non mi sembra diretta nelle prospettive che apre. Con Parri, il Presidente della Repubblica ha terminato i colloqui della prima giornata. Da domani saranno chiamati al Quirinale i capi dei gruppi parlamentari e gli esponenti dei partiti.